Una delle forme più lievi ma profonde di sovversione è l'arte postale, inviare cartoline e lettere attraverso le quali si superano i confini, le barricate, i divieti. I regimi di potere controllano la posta, ma controllano il messaggio, non il messaggero, dunque queste cartoline in realtà sono sovversive nel loro stesso essere viaggianti. Endre Totte fa delle operazioni estremamente poetiche, mette il suo viso sorridente, felice, quasi nel vortice del viaggio, gioca con un messaggio semplicissimo e assoluto come io sono qua e tu sei là, ecco perché ti scrivo, gioca con i francobolli, immaginate un francobollo con l'effigie del potente, capovolto, messo con un bel colpo assestato sulla busta e anche il potente si fa il suo viaggio di addio definitivo.